Un ben ritrovato a voi tutti con la nostra informazione, un pezzo di storia dato alle fiamme. Questo il triste epilogo di Villa Lomellini, la storica dimora di Gavi che fu del conte Raggio e che ancora oggi ospita una delle più rinomate aziende vitivinicole del territorio alessandrino. Un vasto incendio divampato dal tetto ha infatti semidistrutto la villa. Per fortuna non si è registrato nessun ferito, ma come potete immaginare i danni sono ingentissimi. Sul posto squadre dei vigili del fuoco di Novi Ligure, Ovada, Alessandria e Asti. Il servizio alle immagini. Non si conoscono ancora le cause del vasto incendio che questa mattina ha quasi del tutto distrutto Villa Lomellina, la storica dimora che fu del conte Raggio, che si trova lungo la strada che da Novi Ligure porta a Gavi. I vigili del fuoco hanno operato incessantemente con 22 unità permanenti, con 3 autopompe serbatoio, 3 autobotti e 2 autoscale, di cui una proveniente dal comando dei vigili del fuoco di Asti. Le operazioni sono state coordinate dal responsabile del servizio di guardia. Solo dopo ore di lavoro, nel primo pomeriggio, è stato possibile spegnere l'incendio che ha semidistrutto anche il primo e il secondo piano della storica dimora. Per fortuna le persone che erano all'interno al momento del rogo sono state fatte uscire indenni, ma poco si è potuto fare per salvare quello che vi era all'interno. Subito dopo lo spegnimento delle fiamme, il personale dei vigili del fuoco, unitamente alla bonifica durata sino a poco fa, ha comunque accompagnato la famiglia a recuperare quei beni custoditi all'interno che sono riusciti a salvarsi. La villa, che sovrasta Altera e i vigneti del rinomato Cortese del Gavi, fu acquistata nel 1500 dalla famiglia dei Lomellini, che si spostarono da Genova per cercare le loro tenute di campagna. Fu nel 1879 che il conte Raggio ne divenne proprietario per farne una dimora prospiciente alle colline coltivate per la produzione del Gavi, attività che oggi viene portata avanti da Emanuela Croce Raggio, che aveva fatto restaurare la villa, la chiesa e i giardini, portando i vigneti circostanti ad una superficie che si estende su 16 ettari di terreno. In manette il boss dell''ndrangheta Franco D'Onofrio comandava le 'ndrine locali piemontesi, l'operazione della Guardia di Finanza di Torino. Ce ne parla Cristiana Zanetto. 60 anni ed era il boss dell''ndrangheta per il Piemonte. Si chiama Franco D'Onofrio, è stato arrestato all'alba di oggi grazie ad un'operazione della Guardia di Finanza di Torino. L'inchiesta, denominata Factotum, ha permesso di sgominare un'attività di tipo mafioso che era attiva sul capoluogo piemontese ed in particolar modo nelle città della Cintura. 6 le altre persone fermate. L'attività controllata dall''ndrangheta era di tipo immobiliare, dei trasporti e della ristorazione. La dinamica dell'attività mafiosa era quella già sperimentata. Si offrivano protezione e recupero crediti con l'intimidazione, la paura e l'omertà. D'Onofrio era già noto alle forze dell'ordine perché è implicato nell'operazione Minotauro. Tra i fermati c'era anche un iscritto ad una sigla sindacale. Altri 2 uomini, anch'essi destinatari di fermo, davano protezione di tipo economico. Ultimo destinatario del fermo, in tutto sono 6, un uomo attualmente detenuto in carcere, deve scontare una pena definitiva per associazione mafiosa. Tra le accuse che gli vengono contestate c'è anche l'aver fornito assistenza finanziaria e logistica al latitante Pasquale Bonavota, esponente di spicco della cosca vibonese. Avevano ristrutturato la casa e avevano deciso di sotterrare le macerie consistenti in mattoni, cemento, piastrelle, pietre e sanitari nell'area fluviale del torrente Spinti, dove avevano messo in atto anche un rimodellamento del ciglio di sponda. A scoprirli i carabinieri del nucleo forestale di Stazzano. Il proprietario dell'immobile è stato denunciato per i reati di danneggiamento, invasione arbitraria di terreni demaniali, esecuzione di lavori pericolosi per la buona officiosità idraulica del fiume, abuso paesaggistico e urbanistico e deposito incontrollato di rifiuti. I carabinieri hanno notificato una prescrizione di smaltimento dei rifiuti e hanno comminato una multa di 6.500 euro e in più anche 2 sanzioni amministrative di 1.400 euro l'una per occupazione di area del demanio idrico in assenza di concessione e danneggiamento di piante.
Cambiamo pagina, andrà al prefetto di Piacenza Paolo Ponta il premio Torre d'Oro 2024 di Novi Ligure, giunto ormai alla sua 39esima edizione. La cerimonia di consegna si terrà sabato 5 ottobre nella cornice storico-artistica dell'Oratorio della Maddalena in via Gigi Abba. Il riconoscimento Torre d'Oro è stato istituito nel 1985 dal Centro Studi Innovitate su idea dei soci fondatori per premiare l'impegno di un novese che si distingue nei vari campi della cultura, del sociale, dell'economia o dello sport, dando lustro alla città. Il premio si avvale del patrocinio del Comune, della provincia di Alessandria e della Regione. Paolo Ponta ha una lunga e importante carriera, da prima come viceprefetto, poi come prefetto vicario e infine come prefetto della città di Piacenza. Nell'occasione della consegna del premio terrà una lectio magistralis, il cui titolo si ispira all'articolo 54 della Costituzione italiana, con disciplina e onore, funzione pubblica e servizio alla comunità. Record di partecipazione per la 33esima edizione di Scatta il Verde viene in campagna. Il programma di informazione alimentare rivolto alle scuole della provincia e che è promosso da Agriturist e Confagricoltura Alessandria. Per noi all'evento di presentazione c'era Fabrizio Mattana. Un attimo, altrimenti andiamo avanti con un altro servizio dopo. Allora, andiamo avanti con il servizio dopo e poi vi facciamo vedere questo. Dal 1 al 5 ottobre torna il Festival delle Conoscenze di ACOS, che quest'anno affronterà il tema dell'intelligenza artificiale. 5 giorni di laboratori, conferenze, dimostrazioni di robotica e spettacoli teatrali tra Novi Ligure, Ovada e Tortona. Di questo invece si è occupato anche Cristiano Zanetto. È diventato un appuntamento fisso con le nuove frontiere del sapere, perché il Festival delle Conoscenze organizzato dalla Fondazione ACOS per la Cultura mette sempre in campo i migliori esperti nelle materie da affrontare. E alla 6ª edizione il Festival delle Conoscenze accende i riflettori sull'intelligenza artificiale. Dal 1 al 5 ottobre 27 appuntamenti dislocati in 3 città, Novi Ligure, Ovada e Tortona, presenteranno attraverso laboratori didattici, dimostrazioni di robotica e spettacoli teatrali i cambiamenti epocali che ci attendono, le opportunità ed i rischi che l'intelligenza artificiale comporta. Ma un tema ormai imprescindibile, tenendo conto che negli ultimi 5 anni l'intelligenza artificiale è come uno tsunami, sta modificando la vita materiale e intellettuale soprattutto delle nuove generazioni e delle future generazioni. Per questa ragione abbiamo pensato di dedicare in modo così monotematico a questa presenza ormai diffusa nella nostra società. Abbiamo cercato, nei limiti dei tempi e delle risorse, di affrontare questa presenza dell'intelligenza artificiale declinandola nell'ambito della creatività a Tortona, nell'ambito della ricerca tecnologica e scientifica e dal punto di vista etico. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato, è patrocinata dai comuni di Tortona, Ovada e Novi Ligure. E oltre a utilizzare la struttura del Museo dei Campionissimi, si utilizzerà la biblioteca dove ci troviamo adesso, Piazza delle Piane e poi il Teatro Marenco, un gioiello ristrutturato della nostra città. Il tema che si affronterà quest'anno è molto importante, quella dell'intelligenza artificiale, e credo che abbia fatto bene la Fondazione ACOS ad affrontare questo tema, perché come tutti i processi di innovazione bisogna conoscerli, approfondirli, riflettere su questi processi di innovazione e soprattutto poi bisogna cercare di governarli. A completare la proposta formativa in questa edizione ci sarà l'appuntamento Esseri umani e intelligenza artificiale nelle scuole. L'appuntamento è dal 1 ottobre. Tutte le informazioni sul programma delle 5 giornate sul sito www.fondazioneacos.it/festival delle conoscenze. Sarà uno degli argomenti principali da sviluppare nel futuro, perché modificherà i processi e le organizzazioni
e questo ha un impatto su tutto quello che è la relazione tra un soggetto che sviluppa servizi all'interno di un territorio e quello che è il rapporto col territorio e quindi con i cittadini e quindi con la qualità del servizio e l'evoluzione della qualità del servizio in funzione di quelli che sono gli strumenti che ci vengono dati. L'altro aspetto dell'intelligenza artificiale è la preoccupazione che oggi si nota tra un'opportunità o una minaccia per l'uomo. Come sempre il filo di demarcazione deve essere tracciato dagli stessi uomini. Adesso il servizio che vi ho annunciato prima, scatta al verde, vieni in campagna. Fabrizio Mattana. Si rinnova la collaborazione tra Confagricoltura e Agriturist Alessandria, promotori del progetto di informazione agroalimentare rivolto agli studenti, Scatta al Verde, vieni in campagna, giunto alla 33ª edizione con un nuovo record, ben 303 classi coinvolte e 6.647 studenti. Stiamo riuscendo a coinvolgere non solo la primaria, che è diciamo, il nostro core business, ma abbiamo anche l'infanzia, abbiamo anche le scuole medie o comunque le primarie di secondo grado che sono state coinvolte grazie anche alla collaborazione di ANGA, quindi giovani di Confagricoltura con le loro visite in azienda. Abbiamo sempre visto in questi anni come le scuole, le insegnanti, i bambini stessi chiedono di poter far parte anche loro di questi momenti didattici che si svolgono all'interno delle aziende agricole di Confagricoltura. Per il terzo anno di fila il programma si rinnova inserendo la visita alle aziende che 30 anni fa, alle aziende agricole che 30 anni fa hanno subito i danni dell'alluvione di Alessandria. E soprattutto dal punto di vista agricolo è giusto che i giovani imparino a capire che l'agricoltura è vittima dei cambiamenti climatici e non artefice come invece da più parti si cerca di far passare come concetto. Ma questa iniziativa non è solo legata all'agricoltura ma anche all'industria. Sì. Abbiamo una collaborazione ormai da molti anni con Confindustria, con la piccola industria e il 22 novembre ci sarà il PMI Day, una stretta collaborazione tra agricoltura ed industria proprio per vedere questo stretto collegamento tra chi produce e chi trasforma e ci permette di far arrivare i prodotti sulla tavola direttamente delle famiglie che sono a disposizione per fare questo tipo di attività. Un forte progetto didattico che permette inoltre di fornire indicazioni per l'orientamento scolastico ai più grandi, per i più piccoli un'attività aggregativa che si sviluppa nelle fattorie didattiche, inoltre un percorso di proposta a carattere ambientale. Per conoscere quelle che sono le tematiche ambientali calate nel settore agricolo. Abbiamo parlato di acqua, della sua importanza, della gestione, abbiamo parlato della sostenibilità ambientale e alimentare che ci contraddistingue come aziende agricole. Questo ha permesso di arricchire i loro programmi scolastici. Tra poco la pagina sportiva, curata come sempre da Fabrizio Mattana, è stata presentata a Ricaldone, siamo nell'Acquese, alla presenza delle autorità del territorio, la formazione della Negrini Acqui Terme che affronterà il prossimo campionato di Serie A3 di pallavolo. Bene, subito dopo le previsioni del tempo, a me non resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata e ci vediamo con le prossime edizioni del nostro telegiornale. Arrivederci.